vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. Con l'annuncio della prossima GMG si è conclusa ieri a Cracovia l'esperienza di incontro e riflessione per più di 1 milione di giovani provenienti da tutto il mondo. Nei due momenti conclusivi della giornata mondiale dei giovani, la veglia di sabato e la messa di ieri mattina, Papa Francesco ha spronato i giovani all'impegno. Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani divano, muoci canapovi. Ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati. Questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo. Molti i giovani spezzini presenti a Cracovia. Chi non ha potuto partire si è riunito sabato sera nel salone di Tele Liguria Sud per seguire la veglia insieme al vescovo. E oggi il ritorno, non solo viaggio carico di ricordi, ma viaggio verso l'impegno. Abbiamo vissuto insieme con il Papa, è stato un momento molto bello, molto profondo, di grazia, che il Signore ci ha dato proprio di vivere insieme con tutti i giovani del mondo. Proprio vissuto proprio un'esperienza, soprattutto penso per i giovani, proprio importante, di crescita, di sentirsi veramente uniti a Cristo e alla sua Chiesa. A me ha colpito tantissimo l'immagine che era sul palco, che ci ha accompagnato nelle due spianate, diciamo. Sia dove abbiamo accolto il Papa, che dove appena arrivato, che dove abbiamo vissuto la veglia con lui e la Via Crucis, perché era proprio il volto misericordioso di Gesù. E mi ha colpito molto quando alla veglia, in silenzio, in ginocchio, abbiamo pregato una decina della coroncina che proprio è stata consegnata da Gesù a Santa Faustina, e a un certo punto sono arrivate a noi proprio anche delle candele in mano, quindi anche il simbolo della luce, della speranza, ecco. Questo e poi ovviamente tutto il resto, e tutti questi giovani in qualche modo erano lì proprio per lo stesso motivo, ecco, per seguire il Signore. La parte che forse mi è piaciuta di più della veglia è stato proprio il momento in cui abbiamo attraversato alcune beatitudini e alcuni momenti appunto della vita del Vangelo di Gesù, e poi il momento soprattutto più bello in cui il Papa ci ha chiesto di stringerci la mano e di darci un segno di pace come un segno di unità e di famiglia cristiana, e ci ha fatto sentire molto, molto uniti.